Ero in treno e di fronte a me era seduto un ragazzo che stava disegnando il viso di una donna. All'improvviso arriva il controllore per chiederci i biglietti, io gli do il biglietto e vedo che il ragazzo di fronte a me non si accorge di niente e continua a disegnare. Il controllore alza la voce, gli richiede il biglietto, non si accorge di niente. Vedendo che non aveva sentito, gli tocco la spalla e lui fa un movimento strano e tutto imbarazzato dice: scusate, è solo che quando disegno non mi accorgo di niente. Il mondo esterno non esiste, ci sono soltanto io e la mia tavoletta. Ho visto questa scena e mi sono chiesto da dove vengono le persone così. Si percepiva un sentimento veramente forte e volevo sapere perché a me non era mai capitata. Anche io volevo essere come quel ragazzo. Anche io volevo innamorarmi di qualcosa. Così mi sono chiesto da dove vengono le persone così. E la mia conclusione iniziale è stata che è solo questione di fortuna. Se non sei fortunato, non puoi trovare quello che ami. Perché la passione è qualcosa di puramente emotivo. Non la puoi trovare razionalmente. Ma è completamente sbagliato. Quello che ho imparato è che se analizzi bene il tuo passato, se ti guardi bene dentro, succede qualcosa di straordinario. Ognuno di noi è in grado di trovare la propria passione, ognuno di noi è in grado di trovare quello che ama. Circa un anno fa ho fatto una scoperta che ha completamente cambiato il mio modo di pensare. Ho scoperto 5 punti essenziali che hanno permesso a tantissime persone di trovare quello che amano. Quello che ho fatto è stato codificarli e trasformarli in un semplice esercizio che ho sperimentato in primis su me stesso, poi sulla mia famiglia e su tanti amici con risultati efficaci. Se unirai questi 5 punti, anche tu potrai trovare quello che ami se ancora non l'hai trovato. Lo psicoterapeuta Eric Meisel afferma che con grande probabilità quello che amavamo fare di più da piccoli è anche quello che amiamo fare da grandi. Un mio amico da piccolo amava vendere per pochi soldi alcune magliette ai suoi compagni di classe. Vendere lo faceva stare bene. Non è un caso che ancora oggi, a distanza di anni, lui ami vendere e che abbia creato un proprio e-commerce. Primo punto della tua storia. Qual è la cosa che amavi fare di più da piccolo? Il secondo punto fondamentale. C'è qualcosa, che sia un libro letto, un film visto o qualcosa che hai fatto, che hai ripetuto in modo ossessivo in un brevissimo lasso di tempo? Sappiamo che quando ci troviamo di fronte a quello che ci piace, il nostro cervello rilascia dopamina, che è il neurotrasmettitore associato agli stati euforici. Se trovi uno stimolo attraente, il tuo cervello, siccome prova piacere nel liberare dopamina, ti farà tornare sullo stesso contenuto in un brevissimo lasso di tempo per provare la stessa identica sensazione. Come afferma il neuroscienziato Mark Lewis, quando ti trovi davanti a quella che potrebbe essere la tua passione, diventi ossessionato. A una mia amica, che non aveva ancora trovato la propria passione, è capitato di guardarsi un centinaio di episodi di fila di Grey's Anatomy in poco più di 2 settimane. Non è un caso che qualche settimana fa sia stata ammessa alla facoltà di medicina. A questo si lega infatti un altro punto importantissimo, quello degli idoli, cioè dei personaggi che ammiriamo di più, che possono essere i personaggi di una serie TV, di un film, di un libro, oppure ovviamente delle persone reali. Gli idoli dicono qualcosa di chi siamo per quello che in psicoanalisi si chiama meccanismo di identificazione proiettiva. Questo significa che la caratteristica che ami di più del tuo idolo molto spesso è già dentro di te, fa parte di quello che sei, ma forse non te ne accorgi perché inconsciamente ti sottovaluti. Analizza bene la personalità del tuo idolo. Terzo punto da unire. Ora entrano in gioco le esperienze. Quarto punto da unire. Ogni cosa che facciamo ci rende la persona che siamo. Durante questo processo è fondamentale chiedersi come mi ha trasformato questa esperienza. Anche le esperienze che consideri meno significative o che hai fatto per poco tempo dicono qualcosa di te. Io per esempio per qualche anno ho fatto karate, teatro e ho studiato il violino. Chiaramente tutte queste cose mi hanno reso la persona che sono, anche se non erano la mia vera passione. Il karate mi ha insegnato l'introspezione. Il teatro mi ha insegnato ad emozionarmi, ad emozionare. La musica mi ha insegnato ad ascoltare. Analizza bene le esperienze che hai fatto. Che sia uno sport, gli scout, un'attività d'animatore, uno strumento musicale, un particolare laboratorio che hai frequentato. L'ultimo punto da unire riguarda invece il tuo migliore amico o la tua migliore amica. Questo perché diverse ricerche dimostrano che i nostri più cari amici ci conoscono meglio di quanto noi possiamo fare con noi stessi. Fagli o falle questa domanda. Cosa c'è di speciale in me che secondo te mi rende diverso da tutti gli altri? Quando l'ho chiesto al mio migliore amico, subito mi ha detto: boh, sei simpatico, mi fido di te. Allora ho insistito e ad un certo punto mi ha detto: so solo che quando sono con te mi sento ispirato. Perché questo è quello che spesso succede e che molto probabilmente succederà anche a te quando glielo chiederai.
Subito magari ti dirà cose scontate, ma se insisti e scavi a fondo, ad un certo punto smetterà di parlare di te e inizierà a parlare di se stesso, di come si sente quando è con te. Qui dentro ci sarà qualcosa di estremamente utile. Ora prendi quello che amavi fare di più da piccolo, la tua più grande ossessione per un film, un libro, qualsiasi cosa, la personalità del tuo idolo, le esperienze che hai fatto e quello che il tuo migliore amico, la tua migliore amica dice di te. Se io prendo i miei puntini e li unisco, si capisce chiaramente che quello che amo fare è comunicare. Ora anche tu unisci i tuoi puntini e trova la tua passione. E se pensi di non avere gli strumenti, se pensi di sentirti vuoto o di non essere all'altezza, non smettere di cercarla. Ricordati che nessuno nel mondo ha la tua stessa combinazione di esperienze, interessi, passioni. Sei unico e sei qui per fare la differenza con quello che ami. Anche se la tua passione non dovesse diventare il tuo lavoro, anche se gli altri dovessero criticarla o deriderla, unisci i tuoi puntini, trova la tua passione e fai la differenza nel mondo. Peace.